E diamo la parola al dottor Barra, che è segretario generale di Pubblica e che ci parlerà della dirigenza del sistema delle agenzie. Grazie e grazie al consigliere De Gasperi e al Movimento 5 Stelle che ci hanno invitati in questa manifestazione. Sarà abbastanza difficile per me dire qualcosa di più di quanto è stato già detto in maniera molto chiara ed esemplare. Articolerò il mio intervento su due punti, non rispettando neanche la scaletta che mi ero dato e che ho pubblicato sul sito della Repubblica. Comincerei appunto con le preoccupazioni del consigliere De Gasperi sulla provincializzazione dell'Agenzia delle Entrate, eccetera. Ecco, io su questo punto vorrei dire che quando Vincenzo Visco pensò alla nascita delle agenzie fiscali, noi gli demmo un progetto alternativo. Non è che noi eravamo innamorati del Ministero delle Finanze, eh? Il Ministero delle Finanze era una casa vecchia, piena di difetti, che forse andava restaurata come si fa ora, che in un vecchio palazzo dell'Ottocento viene restaurato quello che era vecchio, di bello resta, poi c'è dentro la tecnologia moderna. Ecco, forse andava fatto questo lavoro, però noi non eravamo dei nostalgici. Gli presentammo un progetto alternativo. Questo progetto alternativo si chiamava Fisco Federale, perché a noi non ci piaceva neanche il termine che allora si spacciava federalismo fiscale. Ma che vuol dire federalismo fiscale? Se c'è, casomai è il contrario, è il fisco che deve essere federato, e se c'è un federalismo la scuola deve essere federale, la giustizia deve essere federale, non è che c'è un federalismo della giustizia. È un termine già in terzo. Fisco federale prevedeva praticamente, accettando la logica di una crescita delle realtà regionali, magari in un'ottica di macro regioni, non dello spezzettamento attuale, e farle crescere e renderle autonome e indipendenti e quindi responsabili. Ognuno di noi quando è che diventa responsabile? Quando raggiunge il 18° anno di età o quando comincia a guadagnare e ad avere a gestire la propria economia? Ecco, allora oggi, anche oggi, le regioni gestiscono entità economiche dello Stato, ecco, che provengono comunque dallo Stato, e quindi sono i responsabili nelle loro scelte. Noi già nel 1998 proponevamo che le regioni avessero una propria, ci fosse una fiscalità al rovescio, e cioè le regioni gestiscono la propria fiscalità e poi pagano le tasse allo Stato. Chiaramente in questa visione lo Stato non era un ente subordinato, era un ente magistrale, terzo, al di sopra, che controllava le regioni in due modi. Nel primo, come fa il fisco nei confronti dei cittadini, per vedere se è vero il tuo PIL sulla base del quale mi dai il tuo contributo, e poi se sei equo, se rispetti la Costituzione, se rispetti gli accordi internazionali, eccetera. Questo è tutto un progetto, non vi starò a leggere, però è un progetto che ho inviato questa mattina al consigliere De Gasperi, che noi abbiamo rivisto nel 2014, e cioè il 14 dicembre del 2014, all'indomani di Mafia Capitale, dell'incendio di Roma, come lo chiamammo noi, no? Ecco, perché abbiamo detto a dicembre del 2014, aggiustiamo e facciamo rivivere questo progetto, perché la fiscalità attuale ha consentito che alla capitale d'Italia ci fossero delle devianze immonde, come quella delle cooperative, come quella dello scambio di mazzette nella capitale d'Italia. Ecco,
Se la fiscalità avesse funzionato, questo non sarebbe accaduto. Dove era l'agenzia delle entrate quando alle cooperative si concedeva tutto? Dove era l'agenzia delle entrate? Laddove c'è un giro di mazzette, c'è la competenza del fisco, della fiscalità. Quindi io, primo punto, siamo d'accordo su una fiscalità federale, ma nell'ottica generale, non localizzata su punto, perché se no, se dicessi diversamente, io abito a Viterbo, dovrei andare, i viterbesi mi direbbero, ma scusa, ma perché la provincia di Viterbo non deve avere la sua agenzia delle entrate? Allora, noi dobbiamo anche pensare ad una trasformazione in senso federale, con una maggiore responsabilità degli enti, delle realtà territoriali in ambito diciamo fiscale, ma l'assetto deve essere sempre rivolto verso lo Stato. In questo progetto è previsto che gli uffici fiscali delle regioni sono gestite da personale, da funzionari, da dirigenti che però appartengono a un ruolo nazionale, tipo i segretari comunali. Lasciamo perdere poi la deriva che la politica ha diciamo assegnato a quella gloriosa realtà, che quella dei segretari comunali era una gloriosa realtà. Però ecco, questo è il nostro punto di vista sul tema. Per il resto io vorrei dire, signori, guardate che l'Italia è sempre stata un po' come Penelope: da una parte tesse la tela e dall'altra la sfida. C'è stata sempre una preoccupazione a non assegnare completamente ai pubblici uffici una vera autonomia, perché se i pubblici uffici avessero funzionato molto bene, non ci sarebbe stata la possibilità di aggiustare qualcosa, di non pagare qualche multa, per restare nell'esempio, nella metafora, eccetera. Nella Costituzione c'è un articolo meraviglioso, che è l'articolo 98. Al primo comma dice: i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione, non al servizio del capo agenzia o del direttore o del presidente della provincia o del sindaco. Sono al servizio della nazione. Un termine, un vocabolo che all'epoca già era abbastanza imbarazzante, perché i nazionalismi, no? Eravamo usciti recentemente dai danni che certe idee nazionali, quindi questo vocabolo è stato usato proprio con il contagocce. Però sono al servizio esclusivo della nazione. Ma guardate un po' com'era stato formulato dalla Commissione precedentemente: i pubblici impiegati sono un servizio esclusivo della nazione, è garantita la loro piena indipendenza da influenze politiche e non devono ricevere istruzioni se non dalle autorità da cui dipendono. Questa era la prima formulazione. Poi Penelope ha sfilato qualche filo, perché probabilmente qui indipendenza, già questo è un termine, un vocabolo che in italiano significa, ecco, anche al nostro sindacato così innamorato della funzione pubblica desterebbe un po' di preoccupazione. Qui volevano fare un authority, ancora non esisteva quell'idea, ecco, e qui si voleva rendere veramente una realtà in grado di prevenire, perché la mission della pubblica amministrazione è quella di prevenire, quella del magistrato penale è quella di reprimere. Quindi oggi in Italia noi dobbiamo ringraziare la magistratura, perché sennò non sapremmo di mille cose, ma se lo Stato avesse funzionato bene, noi avremmo fermato, che so io, il caso Parmalat o la questione delle squadre di calcio o i problemi delle SPO, quelle del Mose,
chi più ne ha più ne mette, gli schiavi di Rosarno, io dico sempre i cremati di Prato, che è quella cosa oscena dove praticamente finirono bruciati migliaia, centinaia di lavoratori in assenza completa della ASL, del comune di Prato, dell'agenzia delle entrate e di tutti quanti gli organi che avevano il compito di prevenire, no? Ecco, quindi questo è. Allora, un sistema, guardate bene, si giudica dalla sua leadership. Gli ultimi anni del Novecento, dagli anni 90 in poi, si è accentuata questa pressione sulla costruzione di una leadership nell'ambito delle varie amministrazioni. Ecco. La vera ragione per la quale il Ministero delle Finanze è stato chiuso, né è stato fatto il nostro progetto, era proprio quella di avere maggiore libertà nella costruzione di un apparato burocratico. Cosa accadeva prima? C'era il fenomeno delle reggenze, cioè i concorsi si facevano con il contagocce, però poi si affidavano gli incarichi a reggenti, cioè a soggetti che dovevano temporaneamente supplire a carenze d'organico che erano provocate ad hoc, perché bastava fare i concorsi. Ciampi diceva che bisognava fare come nell'orto, che ogni anno si semina e ogni anno si raccoglie, tanti piccoli concorsi, mentre invece poi nel Ministero delle Finanze si fece un concorso a 999 posti, interno fra l'altro, no? Ecco, che il nostro sindacato combatté. Allora c'era un'altra legge sul processo amministrativo che prevedeva che se l'amministrazione cambiava una pagina del decreto si ricominciava tutto da capo. Ecco, quindi noi sono state tre tornate di ricorsi contro quel concorso. Poi Viscolo fece passare, fu lui. Allora, che cosa si prometteva ai reggenti per tenerli buoni, per tenerli sottomessi alla politica? Adesso vi faremo una leggina che vi passerà dirigenti con legge. E questo c'è stato, diciamo, una serie di ondate con, mi dispiace dirlo, voi forse penserete che siamo un po' megalomani, ma Dir Pubblica, che allora si chiamava in un'altra maniera, perché per combattere queste irregolarità, noi abbiamo subito anche il tradimento dei fratelli, perché noi prima eravamo nella federazione Distat e ci chiamavamo Distat Finanze. La Distat ci ripudiò nel momento che noi iniziamo queste battaglie, tanto che con il congresso di Siena dell'anno 2000 uscimmo dalla federazione Distat, ampliamo la nostra base sociale a tutti quanti gli enti pubblici e assumemmo senza soluzione di continuità il nome di Dir Pubblica nel 2000. Ecco. Allora, Distat Finanze fece un'attività di lobbying in Parlamento spietata per evitare con il primo governo Berlusconi che passassero queste norme di sanatoria a favore dei reggenti. Allora venne fuori il discorso delle agenzie fiscali. Le agenzie fiscali sono nate per questo motivo, per poter creare una struttura libera e autonoma di fare ciò che si vuole. Infatti si è realizzato con il regolamento di agenzia. Gli incaricati non sono solamente gli 800 dell'agenzia delle entrate, ma ci sono i 300 dell'ex agenzia del territorio e quelli dell'agenzia delle dogane. Ecco, in tutto ammontano oltre 1200 casi. Su questo fatto l'attenzione pubblica è veramente scarsa. 1200 in totale sono gli incaricati fasulli e Dir Pubblica li ha rincorsi dal 2000 in poi fino a ottenere la sentenza 37 della Corte Costituzionale, la quale, guardate bene, è una sentenza che ha
abrogato tre leggi, cioè ci sono state tre leggi dello Stato che hanno tentato di sanare la situazione che noi diciamo rincorrevamo dal giudice amministrativo. Quando siamo arrivati in Consiglio di Stato, il governo Monti, il governo Letta e il governo Renzi hanno fatto tre sanatorie. Vedete com'è forte la resistenza. E la Corte Costituzionale ha detto che queste tre sanatorie sono incostituzionali. Mi dispiace che oggi non ci sia qua l'avvocato Medici, che meglio di me sicuramente avrebbe illustrato questa storia. Ma non è finita. C'è una reazione anticorpale di questo sistema occulto che ha continuato, iniziato subito un ministro della Repubblica a dire in una riunione dell'Agenzia delle Entrate, subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale, mentre la signora Orlandi piangeva e si commuoveva di quanto di questi poveri colleghi estromessi, il ministro dell'economia, non farò nomi, dirò solo i cognomi, Padoan, disse che la Corte Costituzionale non ha facilitato il lavoro dell'agenzia, perché la Corte Costituzionale deve favorire il lavoro dell'Agenzia delle Entrate. Poi dopo c'è stato il decreto legge 78, il Parlamento italiano ha emanato un altro trucchetto, ha inventato le pot, in inglese significa pentole. Le pentole, che sono queste pentole? Sono posizioni organizzative transitorie. Ecco, praticamente le stesse persone dovevano ricevere un altro vestito, ma soprattutto lo stesso stipendio, e noi abbiamo impugnato anche quello. Poi c'è stato il decreto legge 193 del 2016, altra legge che proroga le botte perché erano temporanee, ma siccome il tempo era scaduto adesso le hanno prorogate. Anche noi le abbiamo inseguite e abbiamo chiesto che vadano in Corte Costituzionale. Poi in Senato il 27 marzo 2017 c'è un ordine del giorno che prevede che, con il quale il Senato di questo Stato Penelope raccomanda al governo di tutelare questi poveri 1200. Poi c'è stata la sentenza del TAR Lazio, sezione seconda, terra, perché venga tutti quanti sono favorevoli a noi, col quale c'è stato respinto, pensate voi, la certezza del diritto. C'è stato respinto il ricorso col quale noi eravamo andati a impugnare la riesumazione di un concorso a 175 posti nell'Agenzia delle Entrate, dichiarato diciamo nullo dal Consiglio di Stato, cioè res judicata. L'Agenzia delle Entrate l'ha riesumato perché ha letto la sentenza in un determinato modo. Il TAR ci ha dato torto e va bene, ci ha anche condannato alle spese, certo, però ha detto, riferito alla sentenza 37, il Consiglio di Stato Penelope di notte si riferisce alla sentenza 37 e dice che ha creato non poche difficoltà di carattere organizzativo e funzionale agli uffici. Insomma, sta Corte Costituzionale è da abolire, crea dei danni in mano. Poi abbiamo il decreto Ruffini, la nomina Equitalia, il discorso di Equitalia, la vera ragione. Tanto è vero che il consigliere ha detto, l'avvocato, ecco, ha detto, ma stendiamo un velo di dubbio su questa storia di Equitalia, qui non si capisce come gli impiegati di Equitalia possano diventare poi pubblici funzionari, qui non è spiegato, è lì la ragione, risiede là, perché attraverso la porta di Equitalia noi ritorniamo ad avere l'assetto di prima. Quindi prima abbiamo distrutto il Ministero delle Finanze perché volevamo fare quello che ci pareva. Adesso, visto che le cose vanno male con le agenzie delle entrate, ne creiamo due. Sbagliare umano, insistere è diabolico.
creiamo due, noi impugniamo tutto. Se ci dà i soldi, ve lo dico subito, perché non abbiamo più una lira, cioè le lire, neanche gli euro. E noi stiamo andando avanti con le sottoscrizioni dei colleghi, degli imprenditori che ci aiutano, ma abbiamo finito anche quelli. Perché? Perché dobbiamo tornare di nuovo in Corte Costituzionale, finché esiste questa istituzione. E nel momento in cui appare evidente un reato, andremo anche calcheremo anche quella spiaggia. Ma il discorso, la vera ragione di questa trasformazione di Equitalia, che viene cavalcata poi sull'onda emozionale, perché si vede in Equitalia, ora chi vi parla è stato denunciato da Befera, l'ex direttore, perché io dissi in un'intervista che Equitalia era una sorta di Gestapo, non so, io non sono un cattivo tedesco, polizia di Stato segreta, che poi nacque prima del nazismo. Allora il giudice, il GIP, mi disse: ma scusa, però vabbè, tu c'hai il diritto alla critica, però insomma, mica c'hanno l'Equitalia la stanza delle torture. Allora io forse mi salvai, oltre che per la bravura del mio avvocato, ma anche perché dissi: ma signor giudice, se mio nonno avesse saputo che la Gestapo lo stava cercando, forse avrebbe fatto come quei 100 italiani che si sono buttati dalla finestra. Cioè, io volevo dire che Equitalia suscita la medesima angoscia sociale che suscitava la Gestapo, senza averla. Però il problema non è Equitalia, è di chi dà gli ordini, di chi gli consente di agire nella maniera come agisce, di quelle che sono le norme. Ha ragione l'avvocato Scaglia, ecco, quello che dice. Però questa trasformazione avviene qui. Un'ultima considerazione: ma voi pensate che veramente l'ordinamento, il TAR, l'Agenzia delle Entrate, il Consiglio di Stato abbiano a cuore la situazione di questi poveri 1200 retrocessi? Non gliene frega assolutamente niente. È l'assetto che loro rappresentano. Parliamo degli ebrei. Parliamo degli ebrei oltre che della Gestapo. Parliamo degli ebrei. Finisco. Io ho finito la mia relazione. Voglio dire che, come quando diciamo durante il ballottaggio per il Comune di Roma, noi abbiamo celebrato, abbiamo fatto una ricorrenza, spesso lo facciamo, la cena degli arrabbiati. In una trattoria romana abbiamo mangiato, e sta tutto quanto sul nostro sito, ci sono i video. E noi lì dicemmo al futuro sindaco: guarda, che ci sono, noi ti suggeriamo delle cose, ecco, fai determinate cose. Ora, noi ci rivolgiamo al Movimento 5 Stelle in maniera specifica stavolta e diciamo: guardate, se voi andate al governo, la prima cosa da fare è l'assetto. Voi dovete essere illuminati come sono stati illuminati i padri costituenti, i quali hanno tentato di costruire un assetto che ha resistito alle insidie fino a ieri, no? Del governo Renzi, che voleva cambiare tutto, ecco, in maniera sconsiderata. Ecco, voi dovete creare un assetto ben sapendo che questo assetto vorrebbe andare contro di voi. Questo è essere illuminati, creare una realtà che in maniera assolutamente, diciamo, disinteressata, e passerete alla storia se farete questo. Ma l'assetto come lo cambiate? Attraverso le persone, gli uomini, quei cittadini che lavorano nella pubblica amministrazione, perché per anni si è pensato che ci fossero gli impiegati, che sono una massa di nulla facenti. Quanti aggettivi ci hanno dato? Cose vere che esistono,
E se i fannulloni esistono, mica che non esistono, i corrotti esistono, mica che non esistono. Ma chi è la prima vittima? Chi è la prima vittima di un fannullone? Se io sto in ufficio, la prima vittima sono io, perché mi tocca lavorare il doppio. Se c'è un corrotto nel mio ufficio, io sono la prima vittima, non la persona che passa fuori l'ufficio. Ecco, quindi considerate questo, bisogna creare un assetto, come dicevano i padri costituenti che si sono un po' preoccupati di aver scritto troppo. E io in questa lettera ve lo dico, ricostruite una pubblica amministrazione. Ecco, pensate che Macron è un impiegato dello Stato, ma lo era anche Giscard d'Estaing. In Francia la pubblica amministrazione esprime i presidenti. Noi nel passato abbiamo espresso Agostino Magliani, che era Ministero delle Finanze, nel Regno delle Due Sicilie e poi Ministro delle Finanze, abbiamo espresso Giovanni Giolitti, con tutti quanti i lati scuri che può avere, però Giovanni Giolitti era Giovanni Giolitti, abbiamo espresso Francesco De Vita, uno dei padri costituenti, un nostro collega del Ministero delle Finanze. Ecco, poi basta. Dalla pubblica amministrazione, una cosa, io mi chiudo, mi congratulo col Movimento 5 Stelle, che è pieno di pubblici dipendenti, perché la pubblica amministrazione non ha più espresso né in Parlamento né nel governo uomini della pubblica amministrazione, se non persone che seguivano la mia scuola politica, qualche professore, qualche docente, eccetera. Ma voi invece avete uno, il nostro caro amico, ecco, Daniele Pesco, è un impiegato della provincia di Milano, se non vado errato. Quindi, signori, io in maniera molto più semplice, insomma, e povera, chiudo almeno questa prima parte degli interventi dicendo: guardate, il problema dov'è? Qui il problema sta nelle persone, come individuare le persone, ecco, perché gli stessi soggetti possono cambiare se le regole sono diverse. Grazie.